Solidago, la nuova rubrica per autori e scrittori per il sociale a cura di Amelia Focaccio. Benvenuti amici di RDR nel nostro salotto radiofonico. Oggi con noi abbiamo una bravissima scrittrice, Antonella Carta, che ha scritto un libro davvero bello che si chiama Come nuvole di cotone. Antonella Carta laurea in filosofia, insegna materie letterarie in un liceo. Da anni ha contatto con il mondo dei giovani. Ha avuto la fortuna di meritare la fiducia di tanti di loro, dai quali ha imparato e impara continuamente. Come anche la sua figlia, la persona con cui in assoluto ride di più e che l'ha insegnato, tra l'altro, a moltiplicare la forza. Benvenuta, Antonella. Buongiorno a tutti, grazie Amelia per questa opportunità. È veramente un piacere essere qui, per me sono anche molto emozionata. Antonella, tu hai scelto di parlare di un ragazzo disabile che non ha l'uso della parola, ma che riesce a comunicare attraverso un dispositivo informatico. Quanto è importante lavorare affinché chi non ha voce può affermare la sua identità nella nostra società? Ma guarda Amelia, questo libro nasce dalla mia esperienza diretta sia come insegnante che come mamma di una bimba disabile. E la divulgazione per me è essenziale. In quanto mamma chiaramente è un argomento che mi sta moltissimo a cuore, ma anche come insegnante, perché ho visto in diverse classi dei ragazzi con disabilità, come ho visto anche dei ragazzi stranieri nelle mie classi, e mi sono accorta della differenza. Cioè ho visto come quando si cresce con un ragazzo straniero, alla fine i ragazzi non si rendono più conto della differenza, ed è bellissimo questo. C'è vera, vera accoglienza, non c'è tolleranza, sono solo sentimenti positivi. Rispetto al disabile, ancora a volte si hanno delle difficoltà che sono anche oggettive, cioè magari è difficile imparare come relazionarsi. E quindi non perché i ragazzi non vogliano farlo, ma perché magari mi sembra una cosa difficoltosa. Quindi parlare della disabilità dal punto di vista di un ragazzo disabile, che è proprio la voce narrante, questo protagonista 17enne, e che parla di sé ma parla anche dei propri compagni, quindi parla anche di tutto gli elementi dell'adolescenza, le tematiche, le problematiche, e si vede come alla fine lui non sia diverso dagli altri, anzi, parlarne dall'interno, io spero possa servire a aumentare quella che è la conoscenza di questa realtà. Perché in fondo il pregiudizio cos'è? È un giudizio espresso prima di conoscere una realtà. Quindi la conoscenza, secondo me, è la base per tagliare via i pregiudizi e per avvicinare realmente le persone. Quindi dare voce a chi non ne ha è essenziale, anche perché questi ragazzi saranno la classe dirigente del futuro, saranno gli amici, i vicini di casa del futuro, di persone come la mia bambina, che adesso è piccola ma poi crescerà. E quindi se riusciamo tutti quanti insieme, con piccoli semi, a costruire un mondo fatto dai ragazzi di oggi, che saranno appunto, come dicevo, gli adulti di domani, un mondo che sia veramente accogliente. Ecco, una mamma, un insegnante, una donna, un essere umano va via più tranquillo, diciamo, ecco. Sicuramente. Nel libro tratti molti argomenti, tra cui le dinamiche che si creano tra fratelli in una famiglia che sa ascoltare, sa intervenire e sa anche lasciar fare al momento giusto il suo figlio con disabilità. Qual è il tuo messaggio? Beh, il capitano, che è il protagonista del mio romanzo, è stato fortunato, perché ha alle spalle una famiglia che lo sostiene, è una famiglia che malgrado tutte le difficoltà è comunque rimasta unita, ed ha un fratello maggiore che all'inizio ha preso male la cosa quando si è visto arrivare questo fratellino così penalizzato dalla vita, non se lo aspettava, era piccolino anche lui. Lì è proprio compito degli adulti intervenire per aiutare anche i bambini e i ragazzi proprio ad avvicinarsi. La mamma del capitano è stata brava, è stata seguita da una psicologa, quindi è stata brava e ci è riuscita attraverso la lettura. Anche lì, secondo me, bisogna non aspettarsi il miracolo subito.
cioè investire nel medio e lungo tempo, perché anche noi adulti siamo i primi ad avere difficoltà di fronte a qualunque forma di diversità, no? A volte magari ci chiudiamo, non sappiamo come relazionarci. Io stessa adesso magari riesco a muovermi un po' meglio quando mi trovo davanti a una persona disabile, ma in passato anch'io ero la prima ad avere delle difficoltà. Mi ricordo che per anni non sapevo se fosse il caso di guardarla una persona disabile che incrociavi per strada o non guardarla. Pensavo, ma se la guardo non sembro quella curiosa, e se non la guardo non sembra che io la stia ignorando. Quindi ogni volta mi ponevo questi problemi, e devo dire mi ha aiutato tanto in questo una bambina meravigliosa che ho incontrato una volta, che ero in ospedale al Gaslini con mia figlia. Era una iraniana che era lì con una mamma in gravidanza, questa donna era quasi al nono mese, eppure coraggiosissima, era venuta da sola per questa sua figlia che era veramente grave, questa bimba, quindi si capiva che non ce l'avrebbe fatta, però comunque loro erano lì, animate di speranza. Io questa bambina non l'ho mai guardata per tutto il tempo che siamo stati lì, cioè la intravedevo ma guardavo la mamma, perché era una bimba macrocefala, sai, cioè, mi sembrava proprio, non sapevo cosa fosse meglio. E l'ultimo giorno l'ho guardata. Io mi commuovo molto quando parlo di lei, perché quella bimba mi ha insegnato come stare al mondo, cioè mi ha guardato, lei già mi stava guardando quando io ho incrociato il suo sguardo, e aveva degli occhi bellissimi, pieni di bontà, pieni di dolcezza, e non stava aspettando altro che il mio sguardo. Quindi quando io mi preoccupavo di non guardarla per non sembrare quella curiosa, stavo sbagliando. In quel momento io mi sono sentita anche perdonata da lei, mi sono sentita amata, mi sono sentita perdonata, e ho detto non succederà mai più, non lo farò mai più. Quindi chi mi ha insegnato? Mi ha insegnato proprio lei. Quindi questi ragazzi hanno dentro un mondo così bello, così ricco, così particolare, e noi spesso facciamo l'errore di pensare che non ci siano solo perché non parlano. Infatti c'è un capitolo, insomma, del romanzo in cui qualcuno pensa che il capitano non esista soltanto perché non parla, no? E quindi succede anche una scena di sesso davanti a lui perché lui non, come se non ci fosse. Il problema è la parola. Nel momento in cui il capitano riesce a comunicare con gli altri, fa capire che il suo mondo c'è, che lui c'è. Stessa cosa ha fatto Mariam, questa bimba, con uno sguardo. Quindi spero che anche in piccola misura questo possa servire ad aiutare qualcuno a non fare l'errore che io ho fatto quella volta, perché me lo porto dentro. Antonella, mi è arrivato tanto il tuo libro, perché peraltro anche per il lavoro che sto facendo insieme a tanti autori, tante associazioni, tanti genitori, tante volte mi è stato raccontato di papà, di genitori che hanno figli che non parlano e sono considerati inesistenti. Quindi tu hai scritto di una realtà che purtroppo esiste e che speriamo piano piano riusciamo in qualche modo a superare e a migliorare. Tante, sì, perché emozioni. Tantissimo quello che possiamo ricevere noi da loro. Siamo noi che ci priviamo di qualcosa. Assolutamente. Non stando lì ad ascoltarli, sì. Assolutamente. Ci sono tante emozioni in questo libro. Il capitano e il suo rapporto con i compagni di scuola, nei racconti di ognuno dei compagni con la propria storia, la propria fragilità, e quasi alla fine uno scambio di ruoli. Il capitano, personaggio disabile, diventa un punto di riferimento per l'intera classe. In questa storia c'è tanta abilità. La nostra società è in grado di riconoscerla? Non lo so. Non lo so, perché, come dicevo, ci sono disabilità e disabilità. Una disabilità motoria, tutto sommato, fra virgolette, ti aiuta di più, anche se è strano dire questa cosa. Però comunque una persona che si sa relazionare agli altri, che ha l'uso della parola, comunque è presente. Per il mondo esiste, anche se esiste in una maniera, insomma, diversa rispetto alla norma. È un ragazzo che ha una disabilità cognitiva lieve o grave, o un ragazzo che comunque autistico che non parla, a volte proprio viene messo tra parentesi, come se non... un po' come se non ci fosse. E un po' tutti dobbiamo, credo, imparare ad andare oltre quelli che sono gli ostacoli, andare oltre quelli che sono i nostri limiti,
Però è vero anche che ci sono delle persone che ti sorprendono, cioè a volte ci sono dei piccoli eroi quotidiani che sono veramente, alla fine diventano giganteschi, perché ci sono persone che con semplicità arrivano lì dove magari la persona che si presenta come la più preparata, la più colta, la più non arriva. Quindi alla fine forse se usiamo veramente il cuore, se impariamo se ci disponiamo all'ascolto vero dell'altro, mettendo da parte tutto quello che crediamo di sapere su quella realtà, probabilmente questa apertura, questo flusso emotivo è quello che poi ci aggancia e ci fa stare insieme, ci fa stare vicini. E qui ti devo fare una domanda, che è questa. Il capitano dice che ha imparato a conoscere gli altri quando ha chiuso gli occhi. Sì. Capisci questo concetto, che forse si aggancia a quello che stai dicendo? Sì, perché in fondo noi, io per prima, insomma, appena vedo qualcuno mi viene naturale, insomma, è spontaneo, è umano farsi un'idea immediata, no? E il problema è che a volte quell'idea poi diventa l'unica idea che noi ci facciamo su quella persona. Cioè, io, sai, quelli che dicono, ah, io a colpo d'occhio capisco subito chi ho davanti. Bene, complimenti, io lascerei spazio un minimo di dubbio. Capitano ha tanto tempo, perché da piccolo, quando non parlava, stava lì seduto su questa sedia a rotelle, quindi l'unica attività che poteva permettersi era quella di osservare gli altri, e ha imparato a osservarli prima nei loro movimenti, nelle espressioni facciali, nella voce, eccetera, e poi però ha imparato a chiudere gli occhi, nel senso che ha cercato di evitare di farsi condizionare da tutto ciò che appare di una persona, perché spesso magari una persona anche arrogante ha dietro dei problemi che non ci vuole mostrare, quindi compensa con la sua arroganza. Chiudere gli occhi per il capitano significa cercare di non farsi condizionare dall'apparenza, cercare di andare a quella che è l'essenza di quella persona, e probabilmente chiudendo gli occhi molti rapporti si salvano. Cioè, molte separazioni, molte liti fra amici avvengono perché? Perché ci facciamo condizionare da un atteggiamento che riteniamo insopportabile dell'altra persona, e ci dimentichiamo che poi se ci siamo avvicinati a quella persona è perché c'è un sentimento di fondo. E a volte questo sentimento va però coperto da tante stupidaggini che poi sembrano l'essenziale. Quindi chiudere gli occhi significa mettere tra parentesi tutto ciò che appare e cercare di ritornare a quella che è l'essenza di quel rapporto, a quella che è l'essenza di quella persona. Anche questo non è facile, è un esercizio che si può fare, però si può fare. Molte relazioni si salverebbero. Antonella, io ti ringrazio perché tu ci hai fatto un'intervista che ci hai fatto riflettere su tante cose. Grazie, è troppo buona. Grazie. Intanto volevo sapere, per comprare questo bellissimo libro, come bisogna fare? Intanto il libro sta qui, carino. Sì, il libro c'è, si può ordinare in libreria, in alcune librerie, insomma, almeno io posso monitorare, insomma, diciamo, Catania, che è la città dove abito, c'è, altrove, insomma, si può ordinare, c'è anche su Amazon, sia in formato digitale che in formato cartaceo. E allora ripetiamo il nome del tuo bellissimo libro, che, ripeto, io ho letto e ne sono rimasta emozionata, cioè mi ha suscitato tantissima emozione, devo dire la verità. E il libro si chiama Come nuvole di cotone. Io ringrazio Antonella Carta. Grazie a te. Ringrazio gli ascoltatori di Rainbow e vi do appuntamento per il prossimo incontro di Solidago. Grazie mille, ciao a tutti. Un'esclusiva di Rainbow, diversamente radio. La radio che non ha età.